Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che presenta le attività del Consiglio del Parlamentino della Toscana. Anche oggi dibattito in aula, ma noi andiamo subito a vedere il nostro sommario con i temi di questa puntata. Il Consiglio regionale affronta il tema della crisi del settore moda e del distretto conciario, con la costituzione di un tavolo regionale sulle politiche di salvaguardia del settore. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata a larga maggioranza la risoluzione sulle criticità del settore conciario, con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno a Ponte Aegola. L'atto presentato dalla Commissione Sviluppo Economico Rurale ha ricevuto 27 voti a favore da parte di Partito Democratico Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto Merito e Lealtà, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contrario. L'obiettivo dell'atto è quello di mitigare le criticità del settore, chiedendo il supporto della Regione, delle associazioni di categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali e anche il coinvolgimento delle Camere di Commercio, per trovare una mitigazione e degli sostegni per la crisi del settore per le aziende dovute al calo delle vendite internazionali. Il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose: la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda, che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia, e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso, alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della Regione, ma ci stanno anche competenze del governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario, che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda, sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce, hanno rallentato le vendite. Non si riesce più a collocare i prodotti con quella entità che finora era stata assicurata. Quindi c'è un surplus di produzione, ci sono i magazzini pieni, come dicono gli imprenditori, e questo sta rallentando la produzione e sta ovviamente avendo ripercussioni sull'occupazione. Quindi è esplosa la cassa integrazione, ahimè sono iniziati anche i primi licenziamenti. Quello che, a cui dobbiamo stare attenti è il fatto di preservare, ecco, consentire alle aziende di traghettare questa fase di forte criticità, perché quel comparto, quel settore, quel distretto è portatore di competenze, di know-how, di esperienze che sono uniche. Se le perdiamo sarebbe difficile poi ricostituirle in tempi brevi. Quindi è un grande patrimonio del nostro territorio, un distretto leader in Europa che dobbiamo tutelare e sostenere in una fase molto delicata di criticità, per cui al fine di consentire di ripartire con forza e con energia nel momento in cui la ripresa arriverà. Noi pensiamo che la Toscana nei secoli abbia prodotto bellezza, e sicuramente la moda in generale, il distretto conciario in particolare,
fanno parte di questa capacità straordinaria che è tutta toscana di produrre bellezza e di portarla a giro per il mondo. Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponta Egola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dover smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dover smaltire, quando passa da Santa Croce o da Ponta Egola, il nostro distretto conciario, diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano, che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Ponta Egola, deve avere comunque un approccio di intervento a sostenere tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Favorevole per un tavolo su tutto il distretto moda, che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio, un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20%, dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione, che ha tantissime aziende e contoterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della giunta regionale, ma anche all'attenzione del governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente, come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale, di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo, con atti concreti, al settore, al comparto moda, che per la Toscana è sicuramente un'eccellenza e un brand in tutto il mondo. La problematica della crisi di alcuni settori, tra cui la moda e il lusso, esiste e non è soltanto della Toscana, è di tutta Italia, anche internazionale direi, e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza. Ma c'è un aspetto qui in Regione Toscana che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione. Che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo nel quale, all'interno del quale territorio sono state causate uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al CHEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Tutto questo ci fa dire che sicuramente
chiunque deve avere il suo, la sua garanzia, così come è prevista costituzionalmente. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico, ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati, ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli, perché siamo passati da una politica, da istituzioni che danno una mano a regolare le economie del territorio e le economie delle aziende, a delle economie che in questo momento stanno dicendo alla politica di cosa fare. È tornato il tempo di tornare a un'inversione sana di quelle che sono le responsabilità. Con quella responsabilità noi abbiamo votato contro e ci facciamo voce di tutti coloro che da un settore, non tutto, ma dalla parte che ancora dobbiamo accertare essere non sana di quel settore, sono stati danneggiati. Quindi in piena coscienza abbiamo votato no e abbiamo guardato in faccia a tutti i nostri colleghi chiedendogli: siete convinti che il sostegno a una parte dell'industria, a una parte del nostro settore economico valga questo tipo di mozione, questo tipo di atto così come è stata presentata? E abbiamo lasciato a loro, come a tutti, quella che è poi stata la risposta espressa con il voto. Il rendiconto del Consiglio regionale è arrivato in aula e ha visto l'approvazione a maggioranza con il voto contrario delle forze di opposizione. Il rendiconto è il momento tecnico-politico di valutazione dell'operato finanziario del Consiglio regionale e se per alcuni gruppi di opposizione le variazioni di bilancio sono la prova della difficoltà di programmazione, per i gruppi di maggioranza invece sono il sintomo di una gestione attenta. La Commissione di controllo di cui sono presidente ha esaminato il rendiconto 2023 del Consiglio regionale, registrando ancora una volta un avanzo importante, oltre 1.700.000 euro, che potranno essere eventualmente utilizzati su quest'anno per iniziative varie. Naturalmente il parere dei sindaci revisori è un parere positivo, di fatto si tratta soltanto appunto del rendiconto. Certo è che la riflessione viene rispetto a un rendiconto che ogni anno chiude con un avanzo importante, cioè vuol dire evidentemente che noi assumiamo, prendiamo più risorse di quelle che abbiamo bisogno e che magari possono essere anche oggetto di valutazioni diverse. In più resta ancora sullo sfondo la controversia con i vecchi consiglieri regionali che avevano impugnato la legge che ha previsto fra il 2015 e il 2019 il divieto di cumulo dei vitalizi per coloro che avevano maturato qui e altrove il diritto alla pensione, al trattamento pensionistico, che cuba oltre 3.200.000 euro e che nel caso in cui la Cassazione confermi la ragione da parte dell'ente potrebbero ulteriormente liberarsi. Noi chiediamo a favore dell'attività dei consiglieri e quindi sia sotto il profilo degli immobili che sotto il profilo naturalmente dei computer, dei sistemi e dei programmi che possiamo utilizzare. Il tutto il resto dovrebbe ritornare invece alla sanità da una parte e al sociale dall'altra. Un rendiconto che parla di una gestione molto oculata, molto attenta, perché di fatto dà come risultato un avanzo di amministrazione libero che ammonta a 1.700.000 euro, che potrà essere utilizzato nel corso di questo esercizio. Ecco, io ritengo che le variazioni di bilancio a cui appunto il bilancio del Consiglio regionale si sottopone non siano un elemento negativo, ma anzi sia un elemento positivo, perché significa che la gestione del bilancio è una gestione che tiene conto delle situazioni che stanno avvenendo, è una gestione dinamica, sicuramente oculata, e consentirà al Consiglio di poter decidere come utilizzare nel corso di questo anno, del 2024, di risorse pari a 1.700.000 euro. Quindi il nostro giudizio è un giudizio positivo, anche perché c'è un'attenzione sui costi, sulla spesa, e che quindi segnala un risultato finanziario che non può essere che condiviso ed approvato.